A quasi 2 anni dal sabotaggio del gasdotto Nord Stream, nel settembre 2022, sarebbe stato, secondo il Wall Street Journal, un gruppo di sabotatori ucraini guidato dall'ex capo delle forze armate Valery Zaluzhny, che avrebbe agito contro gli ordini del presidente Zelensky. Mercoledì, media tedeschi hanno ricostruito la vicenda del subacqueo professionista di 44 anni di nazionalità ucraina, fuggito dalla Polonia dove risiedeva prima di essere raggiunto da un mandato di arresto europeo spiccato a giugno dalla Procura federale tedesca. Natomiast no, dla nas jest też dziwne, że osoba ta, będąc poszukiwana przez stronę niemiecką, nie została jej możliwość zatrzymania zgłoszona i zarejestrowana w systemie CIS Schengen i mogła ta osoba wyjechać po prostu z kraju. Dla nas to też jest zadziwiające.